io porto il saluto del sindacato generale di base, che è tra i promotori di questo sciopero insieme ai Gobas ormai da tanti anni, insieme a Unigobas e tutto il sindacalismo di base, che volente o nolente, in modo aperto o meno, sta sempre da una parte in tutti questi anni. È dai tempi della Gelmini che siamo su queste scale e sicuramente non ci fermeremo per altri 20 anni a qualsiasi governo ci sia, a qualsiasi menzogna continuino a raccontare. La questione degli invalsi non mi dilungo perché qui già è stato detto tanto e giustamente. È evidente che la questione degli invalsi non c'ha niente a che vedere né con la valutazione né con il merito, questo è chiaro, questo ormai lo sanno tutti, anche quelli che oggi non stanno qui, anche quelli, come è stato ben ricordato, stanno facendo i crumiri con finte assemblee sindacali. Lo sanno bene che serve a creare una scuola che è la scuola dei padroni, diciamo le cose come stanno. Qui c'è una scuola che rappresenta la classe che sta al potere, non è che ce n'è un'altra, c'è una classe che sta arrogantemente schiacciando i lavoratori, ci tolgono le pensioni, ci tolgono la sanità pubblica, sono i primi dati, ma non lo sapevamo, hanno abbassato il livello della speranza di vita, viviamo di meno per questi signori. E allora la scuola è un pezzo importante, perché controllare il sapere, controllare la coscienza di milioni di lavoratori, delle nuove generazioni soprattutto, significa poter rimanere in questa sella, di questo mondo che va allo sfascio, dove viene distrutto tutto, a partire dalla dignità dell'essere umano, a partire dal fatto che si spendono i soldi, dicono che non c'hanno i soldi, per andare a fare le guerre, andare a ammazzare i ragazzini in Palestina, in Siria, questo è il problema. E noi lo sappiamo bene, questa gente continua a mentire, continua a farci perdere tempo con le leggine, con gli emendamenti, a dividerci. Qui oggi hanno fatto, questi mesi, poche settimane fa, hanno rifatto lo schema ministeriale per gli organici. Ma lo sapete che cosa c'è scritto? Vista questa legge, soprattutto visto l'articolo 64 della legge Gelmini, questi signori continuano e continueranno a tagliare. Ma lo sapete per caso che dal 2005 noi abbiamo aumentato almeno di 220.000 gli studenti, e lo sappiamo che hanno tagliato 200.000 posti di lavoro, e che adesso, alla faccia del discorso che volevano togliere i supplenti, abbiamo altri 100.000 supplenti nelle scuole. Allora questa gente, queste menzogne, a chi le dà a vendere? Potranno continuare a farci fuori dai mass media, dai giornali, ma non potranno cancellare la realtà di tutti i giorni che viviamo sui posti di lavoro. Allora c'è un problema grande che noi abbiamo, è il problema di che cosa facciamo e qual è la nostra forza e come ce la organizziamo, perché bisogna, c'è il momento in cui bisogna avere il coraggio anche da soli di dire le cose come stanno e di stare nei posti di lavoro e con la santa pazienza di dimostrare ancora una volta tutte queste menzogne e soprattutto una via alternativa. Perché per battere la disoccupazione bisogna fare una lotta per l'occupazione nella scuola. Noi dobbiamo chiedere almeno 300.000 posti di lavoro nella scuola, se vogliamo mandare avanti questa scuola. Questo significa dire alle madri, alle nonne che stanno a scuola, perché noi stiamo lavorando e lavoreremo fino a 65 anni, che i loro figli devono avere un'opportunità di lavoro. E se non lo facciamo a partire dai nostri posti di lavoro, e non lo facciamo noi lavoratori, smettendo di chiedere ai genitori, agli studenti, basta, soltanto a loro di lavorare, di lottare, dobbiamo cominciare a partire da noi. I lavoratori della scuola hanno bisogno di altri posti, di altre assunzioni, perché non ce si fa più a lavorare in questo modo. Dobbiamo lavorare tutti meno, dobbiamo lavorare tutti soprattutto, e dare l'occasione alle nuove generazioni di avere un posto di lavoro dignitoso. Questo è il nostro compito. E allora questi signori potranno continuare ad andare avanti, ma pensate che cosa stanno facendo? In questi giorni, in questi mesi proprio, hanno firmato un piccolo accordo che si chiama l'accordo del pubblico impiego dei comparti. Questa cosa è un po' ostica già per noi, perché insomma non è che è molto andarci lì a vedere all'Aran di cosa discutono e cosa si mettono d'accordo. Questi signori, con la scusa dell'applicazione, hanno applicato la brunetta, che oltre alle fasce di merito diceva che bisognava ridurre il numero dei contratti del pubblico impiego. Lo sapete che cosa significa? Che da 11 contratti si passa a 4. Ora dice, ma noi che ce ne frega? No, c'è un piccolo problema, a parte il livellamento degli salari al basso, a livello più basso,
C'è un piccolo problema, che sul piano della rappresentanza sindacale questi signori stanno costruendo i presupposti per far sparire qualsiasi voce alternativa all'interno della scuola, e stanno facendo quello che hanno fatto nel privato, cioè eliminare il diritto di sciopero e di assemblea, cosa che noi conosciamo bene. E questo accordo purtroppo l'hanno firmato in troppi, troppa gente ha messo la firma lì sotto, e lo fanno a discapito dei lavoratori, che si troveranno probabilmente con queste sigle sindacali a trovarsi uniti e ammucchiati per poter avere diritti sindacali. Cioè le segreterie dei vari sindacati, senza consultare i loro scritti, potranno fare degli accordi e andare a firmare dei contratti capestro senza che i lavoratori possano decidere dove, quando e come, con chi allearsi. Allora il nostro compito del sindacalismo di base è di cominciare a costruire un fronte alternativo, serio, che riporti i rapporti sul piano di forza all'interno delle scuole, sul piano di dignità e di lotta e di vera unione con le nuove generazioni, con i nostri studenti. Il problema è chiedere i posti di lavoro e farlo in modo chiaro e netto, perché solo quello è il modo per risolvere tutti i nostri problemi. E poi sì, facciamo le nostre lotte per i colleghi della GAE, soprattutto per i nostri colleghi, io sono insegnante tecnico pratico, sto proprio in mezzo, e per i nostri colleghi ADA ci hanno massacrato dentro le scuole. Io adesso su questo non dico niente, visto che c'è la collega, e comunque niente, oggi cerchiamo di fare questa importante comunque iniziativa, sapendo anche che per esempio tanti stanno sfruttando diciamo la grande e bella confusione che abbiamo fatto per le dichiarazioni di sciopero, per cui c'è per esempio questa nuova forma di lotta che è lo sciopero breve di mansione, che dovremmo un attimo difenderci, perché sta consentendo ai colleghi, e l'ha fatto sicuramente per le scuole primarie, di poter fare uno sciopero senza perdere tutta l'intera giornata, che oggi come oggi è un fattore che è sicuramente importante e che comunque nei fatti ha bloccato l'invalsi, perché il problema è anche di scegliere forme di lotta che effettivamente arrivino a al punto, cioè arrivino ad ottenere dei risultati e a bloccare effettivamente tutti quei gangli che ci stanno mettendo addosso e che ci devono portare via. La mia proposta è quella che dobbiamo vedere subito dopo questo sciopero come trovare un'interlocuzione con questi signori, non perché con i loro tavoli riusciremo a risolvere qualcosa, però è una vergogna che questa gente si fa i loro accordi, le loro leggi, le loro circolari, ce le piazzano dentro le scuole e qui non c'è nemmeno un'informativa, e se devi andare a capire che cosa sta succedendo devi andare all'URP, cioè della CGL, CISL e UIL, cioè devi andare sui siti loro per capire che cosa succede. Noi dobbiamo assolutamente aprire con questi signori un'interlocuzione in quanto fronte alternativo a CGL, CISL e UIL.